Noi questa sera siamo venuti qua a Bagnatica a protestare contro l'indegna presenza di Forza Nuova all'interno della sala del Consiglio Comunale di Bagnatica. È inaccettabile e vergognoso che una forza politica che non avrebbe neanche diritto di cittadinanza in Italia, stando alle leggi dell'ordinamento italiano, possa tranquillamente presentarsi alle elezioni, raccogliere firme, presentare liste e avere come uso pubblico la sala più importante di un comune, cioè la sala del Consiglio Comunale. Quindi abbiamo protestato contro questa presenza, ovviamente scortati loro dalle forze dell'ordine che presidiano in forza dell'ordine pubblico e per la libera espressione e l'articolazione del pensiero. Peccato che questo, il pensiero che loro professano, dovrebbe essere messo, è fuori legge, quindi loro andrebbero messi fuori legge e andrebbe impedito ogni articolazione del pensiero fascista, che altro non è che un crimine contro l'umanità e non un'opinione come tutte le altre. Quello che sta succedendo in Italia è un processo di normalizzazione del fascismo, cioè il fascismo viene normalizzato e utilizzato come uno strumento di potere, perché di fatto il legame oramai evidente e saldato tra la Lega di Salvini, Casa Pound e altre organizzazioni neofasciste e neonaziste è palese ed è sotto gli occhi di tutti, quindi anche l'utilizzare poi le forze dell'ordine come se fossero le proprie forze del servizio d'ordine, dei propri comizi, è qualcosa di inaccettabile. Cioè quello che è successo ieri a Brembate con i vigili del fuoco che tolgono uno striscione di legittima protesta, appunto di legittima, è una cosa assurda, inaccettabile, che non possiamo accettare. Per questo noi dobbiamo continuare a resistere, a continuare ad articolare un pensiero antifascista, una pratica quotidiana antifascista, perché questo processo di normalizzazione del fascismo è qualcosa che non possiamo tollerare e permettere che vada avanti oltre.